Lo dico ai responsabili. Lo dico ai responsabili. Convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio. Buonasera, benvenuti a una nuova puntata della Voce del Vescovo, appuntamento periodico di informazioni a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Acireale. Come sempre il nostro graditissimo ospite è Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo della Diocesi di Acireale e Vicepresidente della CEI. Buonasera Eccellenza e benvenuto. Buonasera. 9 maggio 1993. San Giovanni Paolo II, allora pontefice, nella Valle dei Templi, con una voce accorata, pronunciò quell'appello alla conversione alle persone che appartengono a organizzazioni mafiose. 25 anni dopo, la CESI ha pubblicato una lettera che prende spunto proprio da quel discorso inciso nella storia della nostra terra. E questo documento è divenuto un libro dal titolo Convertitevi. Sì, abbiamo voluto con i vescovi siciliani ricordare un passaggio epocale per noi, per la nostra terra e per la storia della Chiesa siciliana. Il Papa in quell'occasione si rivolge direttamente ai mafiosi, non fa un discorso sulla mafia, ma da pastore parla agli uomini della mafia, probabilmente quasi tutti battezzati, quindi appartenenti in qualche modo alla comunità cristiana, e annuncia loro il Vangelo come Gesù lo annunciò 2000 anni fa, con la prima frase: convertitevi, cioè cambiate la vostra mentalità, perché, disse il Papa, perché un giorno verrà il giudizio di Dio e quello che voi fate non è degno del paradiso, ma casomai dell'inferno se non c'è una conversione. Da quel momento nella vita della Chiesa siciliana molte cose sono cambiate. Noi pastori abbiamo preso davvero più coraggio, più stimolo per essere netti e decisi nel mettere paletti che prendono le distanze non dalle persone, ma dai comportamenti di queste persone, e con la necessità evangelica che abbiamo dentro di ricordare, di continuare a ricordare a queste persone che quei comportamenti sono assolutamente incompatibili con la fede cristiana professata, qualora non la si voglia rinnegare questa fede. E questa fede la porta avanti e la annuncia la Chiesa cattolica nel nostro caso, per cui non ci si può ritagliare una fede di un Vangelo a modo proprio che prescinda dai grandi paletti che la Chiesa ha ricevuto, il Vangelo da Cristo continua ad annunciare integralmente oggi. Il 15 febbraio nel pomeriggio, come già abbiamo fatto più volte in questa diocesi in questi ultimi anni, torneremo ad avere una conversazione sulla legalità, io le ho chiamate, con alcuni rappresentanti, due in questo caso, il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao e il procuratore capo di Catania, il dottor Zuccaro, e me stesso. Torneremo a rileggere questo documento e a cercare di fare un punto sulla situazione della mafia, com'è in Sicilia e in Italia, a che punto siamo, le cosche hanno cambiato pelle dinanzi ai grandi passi che ha fatto lo Stato, passi sia di perseguire e condannare, sia di fermentare culturalmente le scuole, i giovani, la società civile. Dinanzi a tutto questo la mafia continua, c'è, è presente, perché cambia pelle, cambia strategie, come sembra, e la gente a nostra volta, le persone, la società civile mantiene la stessa sensibilità, cala la sensibilità della legalità o cresce? Ecco, sono domande che vorremmo dibattere quel pomeriggio. Proprio perché spero che vengano in tanti, perché più se ne parla, più si approfondisce, maggiore è la sensibilità, la diffusione di questa sensibilità. E dal mio punto di vista ciò che conta è la battaglia culturale ed etica rispetto a questo argomento. Spetta ad altri poteri dello Stato, della magistratura, da altri punti di vista, puoi combattere su altri piani questi stessi fenomeni che sono chiaramente antiumani, oltre che antidemocratici.
Bene, allora vi ricordiamo in chiusura l'appuntamento il 15 febbraio alle ore 17.30 nella sala conferenze del Credito Siciliano di Via Sclafani, una conversazione sulla legalità organizzata da Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, che vede come ospiti il procuratore Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, Carmelo Zuccaro, procuratore capo di Catania, e sarà presente anche il giornalista Salvo Fallica in qualità di moderatore. Appuntamento al 15, noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie.